Interessante questo oggetto. Traspira sicurezza. Traspira sicurezza da tutte le parti. Adesso lo proviamo immediatamente. Emana calore. Questo coso funziona. Assolutamente meccanico, non c'è nessun meccanismo che fa saltare fuori i toast. Però è un bel tostapane, anni 70. Sembrerebbe anni 70. Questo va assolutamente sistemato. Parlando di sicurezza, questo coso diventa rovente, quindi assolutamente quando è acceso non si può toccare. E bah, sembra nuovo. Vediamo un po' se riusciamo a mettere le mani su questo che sembra essere il tostapane di Goebbels, di quanto è vecchio. Allora, due viti per il culo del tostapane. Oh. Ecco, questo è venuto via, pezzo di plastica, poi... Oh. Un po' di polvere, un po' di ruggine, nulla che non si possa mettere a posto. Un pezzo di latta. Ecco il meccanismo che fa aprire il tostapane. È proprio un pezzo di ferro. Poi qua abbiamo resistenza e resistenza, non c'è un termostato, non c'è assolutamente niente che possa bloccare questo coso dall'andare a fuoco. Questi punti sembrano saldati, elettrosaldati qua e qua. E abbiamo solo queste viti. Ah, qua ci sono delle saldature. Saldature orrende che rifaremo, però qui abbiamo una terra, una messa a terra, vedete, quindi questo oggetto ha già un minimo di sicurezza. Io voglio sistemare questa cosa che non va bene. Le resistenze. Non c'è neanche un termostato, nemmeno una sicurezza. Il che è bene. Perché io voglio la libertà di farmi del male. Non voglio che un'azienda o qualcun altro decida per me. Se io voglio usare un tostapane schifoso degli anni 70, devo essere libero di poterlo fare. E che cazzo. Ok. Questo via. Questo lo svitiamo. Siamo negli anni 70, non esistono le maledette viti Torx, come vedete. Tutto si smonta facilmente. Ora qua abbiamo l'interruttore a cui è saldato uno dei cavetti della resistenza, che ora noi smonteremo immediatamente. Ecco fatto. In teoria dovrebbe uscire il gruppo resistenze. Ah, ma il gruppo resistenza è saldato anche di là. Ah, quindi devo togliere proprio tutte e due le saldature. Quindi pure questa, che è veramente in condizioni pietose. Probabilmente questo coso lo stiamo devastando senza pietà. Thank you.
Ecco fatto. E abbiamo dissaldato pure questo. E ora in teoria questo... Perché non esci? Perché tu vuoi la violenza, vero? Vuoi la violenza per uscire? Perché ci sono i fili in mezzo al cazzo. Ecco perché non esce. Infatti così. Ma qua è tutto un... tutto un macello. Questo è crimpato. Là è crimpato su se stesso. E questo... questo in teoria potrebbe uscire, ma non esce perché questo cazzetto di gomma è squartato. Ah, ecco, è uscito. Ce l'ho fatta, ho estratto il meccanismo. Ed ecco la carcassa. Molto bello, devo dire, dentro è molto bello. Si potrebbe costruire qualcosa. Io devo vedere se riesco qui a... a sistemare questo troiaio che è questo. Questo è rotto. Qui ci vorrebbe... che questo dovrò tagliarlo e risaldarlo, e questo sicuramente creerà del danno perché questo è crimpato. Chissà se riesco a scrimparlo. Beh, qua riesco a aprirlo. Sono riuscito a tirare via il cavo, che poi dovrò attaccare più meglio. Qua c'è un vero schifo, come potete vedere, un vero schifo. E ora farò la seguente: io questo lo taglierò e metterò, per forza devo mettere un grommet qui, un grommet di plastica, ma non ce la farò mai. Perché questo, che è quello originale, purtroppo è andato in merda. Vediamo se trovo i grommet nella mia scatola dei grommet super cinesi. Ecco, in teoria, se questo c'entrasse... Vediamo, prova a mettere questo con la violenza inaudita. Usando la violenza inaudita. Beh, neanche tanta violenza. Ecco fatto. Beh, gliel'ho ficcato. E questa è una buona cosa. Che in teoria potrei ficcargli questo. Se ce la fa entrare, potrebbe essere buono. Quindi questo che è rotto, mi sa che lo devo eliminare. Questo lo ficco dentro. Così, questo così. Poi in teoria questo, se ci entra, passa questo così, e poi ci vorrebbe l'altro che sicuramente non passerà. Usiamo la violenza del cacciavite.
ce l'ho fatta. Adesso si tratta di ricollegare l'orrore. Questo va qui e questi vanno lì. Questo va così e questo va così. Lui è penetrato. Ma ora devo eseguire un crimpaggio e secondo me anche una saldatura qui. Beh, lui così ci sta anche bene. Se riesco a crimparlo, ho vinto. Crimpatissimo. Non solo l'ho crimpato, ma l'ho crimpatissimo. Così ora questo riesco a metterlo dritto. Questa che è la massa. E l'ho messo al contrario. È ovvio, perché l'interruttore è qua. Perché sono un coglione. Sono un coglione, sono. Rimettiamo il grommet. Con violenza abbiamo rificcato. Ora rificchiamo questi cazzo di cavi. Ok, e questi li abbiamo messi. Ora facciamo un collegamento fatto bene. Questo fa schifo al cazzo. Lo stagniamo per bene. Palla di stagno colossale. Bene così. Ok. Adesso maledizione al creatore. Mettiamo dentro questo come deve essere messo. Allora, questo va di qua. E questi vanno di là. Che in mezzo ci deve passare il pirlo. Ci deve passare questo pirlo. Questo qua. Di metallo. Oh. Poi questo va ficcato a dovere. Ecco fatto, ora dobbiamo ficcare questo qua. Crimparlo di nuovo. Perfetto, ora vediamo se si crimpa due volte o se adesso mi si spacca nelle mani. No. L'ho crimpato e pare solido. Perfetto. Crimpato con violenza inaudita. Ora questo glielo risaldo lì. Con un po' di stagno nuovo sulla punta magari. E ho distrutto il tasto. Sicuramente distrutto il pulsante. Perché infatti che il calore del saldatore me lo ha distrutto. Non so se funziona, ma ora per collegare questo devo starci meno tempo possibile. Per saldare questo qua devo essere ultra veloce. Ok, fatto. Non è una saldatura, è un troiaio di Wojtyla. Quindi devo fare così e così. Poi siccome non si gira a mano, devo girarlo maledettamente così.
Poi ovviamente non entra nel buco perché il buco è una palla di stagno di merda. E ora che è entrato nel buco, forse riesco a saldarlo così com'è, velocemente, sperare che funzioni. Fatto. Non soffiate sulle saldature, io me ne sbatto. Beh, l'interruttore sembra solido. 0101. Che dire? Poi questo filo era ficcato dentro così. Io non lo so se era ficcato dentro, ma io glielo ficco dentro. Se ci riesco senza far perdere le viti. Questo, siccome sporge un po' troppo, io lo piego violentemente. Ficchiamo l'altra vite. Ora ficchiamo questo, che se non mi sbaglio va messo così. Deve essere fidel incastrato. Perfetto, e questo è fidel incastrato. Giriamo, ficchiamo questo. Altra vite da stringere con violenza inaudita. E l'ultima vite. Nel frattempo io sposto la telecamera. E l'ultima vite da stringere con violenza e con rabbia. Ora, magari sì, una pulita qua. Userò uno straccio sporco. Ottimo. Ora questo andrà qui così. Penso proprio di sì. Infatti è perfetto. Perfetto. Ho ovviamente dimenticato questi. Secondo voi adesso io rismonterò tutto per metterli? No, me ne sbatterò il cazzo. Ma come si fa, dico io? Non è possibile. Rimontiamo questa trappola della morte. Ecco qua, questo lo mettiamo qui. E per finire gli mettiamo anche il suo cazzo. E qua adesso abbiamo un grommet sicuro. Abbiamo dei cavi privi dell'isolamento originale. Io a questo punto lo provo di nuovo. Spina di sicurezza, come potete vedere. Una ottima spina di sicurezza come quelle di un tempo che fu. Bellissima. Acceso. Non capisco se scalda o no. Ovviamente non scalda. Perché? Perché di sicuro ho distrutto questo. Porco di... Ah no.
Era la presa, vaffanculo. Questa cosa funziona. Funziona e continua a funzionare e sempre funzionerà nei secoli dei secoli, amen. Adesso gli do una pulita. E poi mi farò del gran pane tostato finché non prenderà fuoco.